invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, benvenuti. Accogliamo questo mistero di grazia e di luce. Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto meraviglie per noi. Alleluia. Immediatamente la parola evangelica credo che faccia una certa fatica ad essere raccolta come qualcosa di speciale, di prezioso, perché probabilmente ha un linguaggio molto diverso dal nostro, e apparentemente anche un racconto come questo non sembra avere particolari tocchi di luce e di grazia. Magari una frase a effetto la raccogliamo più facilmente, perché ormai siamo abituati un po' tutti così, no? Andando su Facebook, sui social in genere, c'è una frase, un mini video, qualcosa che è fuggevole. È come se avessimo smarrito l'arte del perdere tempo per cercare la nostra anima. È come se avessimo sempre un po' troppa fretta proprio nelle cose più importanti della vita. E poi chiaramente ci ritroviamo quindi un po' come stranieri, perché a volte ci capitano cose che non abbiamo considerato. Succedono esperienze che ci mettono in difficoltà e via dicendo. Siamo a contatto con una vita che è sempre un po' più grande di noi e che drammaticamente tentiamo di tenere in mano. E finché tutto va bene, tu ti illudi di essere padrone della tua vita, specie se hai qualche quattrino in più. Ma poi se ti capita invece qualcosa che improvvisamente cambia la posta in gioco e cambia la situazione, ognuno di noi credo che può risalire a qualche persona conosciuta, anche di recente, che ha lasciato la vita improvvisamente o che si è ammalato improvvisamente. Attenzione, dove c'era scritto che era lui e non io? Da nessuna parte, indubbiamente. Però quale difficoltà poteva esserci nel capovolgere la cosa? E vedete che ogni giorno è un rischio, ogni giorno è qualcosa di nuovo. Ah sì sì, te credi di alzarti automaticamente quando vai a dormire la sera, o quando parti in macchina vai, anche fai 2 chilometri soltanto, e pensi di arrivare a destinazione in automatico. Ma sei così sicuro? A volte basta un errore, basta un cellulare sul sedile accanto, basta che ti sei dimenticato di accendere le luci, ti distrai un attimo. Vedete, quello che ci è stato tolto è il gusto della fragilità e la consapevolezza di essere fragili. E non a caso tutti gli amici che sono per esempio in casa
per una malattia, per una disabilità, tutti quelli che sono in un ospedale non fanno notizia, quelli che sono, a meno che non c'è qualche fatto di cronaca nera, quelli che sono luci sul mare, chi li conosce? Voi li conoscete? Io sì, io ho portato mezza parrocchia lì, ma non tutta. La Marina, conoscete? Casa per anziani. Quelli fino a un anno fa magari guidavano, correvano, saltavano, andavano un po' più piano magari rispetto a 20 anni prima, però fino a un anno fa, fino a 6 mesi fa, fino a 5 anni fa, erano come sei te adesso. Come ci ridurremo? Come ti ridurrai? Grazie al cielo c'è qualche super ottantenne, 85enne. Oggi ero a pranzo con un 98enne. Però era, te dicevi tutto, ma non che avesse 98 anni. Deo gracias. Io mi ispiro a queste persone. Io spero anche che, che il cammino di vita possa essere come questa persona. Assolutamente in se stesso, si vede, e magneva zo che altro che buon segno. Scusate, ma questa overture molto spirituale, o no? È per cercare ogni volta, amici, di contestualizzare. Io però è chiaro che vi dico quello che sento io, che vedo io, che non è poco, perché il mestiere, fra virgolette, che ogni giorno cerco di portare avanti con Don Domenico e per tutti voi, mi mette a contatto con una ricchezza di umanità spaventosa, di tutti i tipi, di tutti i portafogli, di tutte le condizioni sociali, e quindi permettete, se uno un attimino sta attento, io sto molto attento sul non verbale, sui vostri volti, sulla postura, sulle mani, sugli occhi, e quindi poi chiaramente se si parla ci si intende ancora di più, ci si conosce ancora di più. E quindi penso che il Vangelo di Gesù oggi debba cadere e debba, perdon, incontrare noi persone di oggi, con tutto quello poi che concerne a qualche centinaio di chilometri dalla nostra Italia. E allora ecco che un brano come questo, io chiedo, può dirmi qualche cosa? Noi l'abbiamo scelto questa estate insieme a tante persone perché riteniamo che Gesù il Nazareno ancora è vivo e che abbia uno sguardo ricco di amore e quindi ci può incoraggiare molto, ma molto, perché credo che oggi ci sia tanto bisogno di incoraggiamento. Incoraggiamento non solo così alla buona, come così alla carlona, come si può dirsi, ma incoraggiamento vuol dire uno che crede in te. Oggi è come se tutti noi, io penso, avessimo bisogno di come dire, sostenere davanti agli altri il nostro valore, far vedere che siamo bravi, perché sotto sotto abbiamo paura del giudizio altrui, perché sotto sotto crediamo che gli altri ci seguino sempre le gambe, e allora io ho bisogno di io sono bravo. No, invece qui c'è qualcuno che ti ama, che ti incoraggia. E poi, come sempre ti ho detto, questo Dio che per me Dio è uno che incoraggia. E invece qui lo so che andiamo a schiantarci con tante visioni di Dio di altro tipo, il Dio giudice, il Dio della legge, come questo uomo che ha incontrato Gesù aveva in testa. Aveva in testa un Dio con il quale bisognava fare i conti bene, col quale bisognava avere la fedina penale pulita, e secondo lui ce l'aveva. Ma così siete stati educati in tanti di voi e vi siete liberati da questa cosa, perché andrete lì con la fedina penale, voi credete pulita, e poi Dio vi farà vedere, guarda che sporca. Non c'è cosa peggiore di chi cerca di giustificarsi davanti a Dio, di dire, dai, però io non ho fatto mica tanto male, io non ho rubato, non ho fatto questo, non ho fatto quest'altro. Non è questo il Vangelo, non è questo essere cristiani, anche se lo so, qui adesso sembra che vado a dar contro la casa. E infatti lo si vede dal Vangelo, vedete allora che il Vangelo cosa fa? Va a riprendere la tua
profondità, la tua coscienza, e ti dice: guarda che non basta non fare del male, ma tu sei molto di più. E questo è il messaggio di Gesù che questa persona non ha compreso, non ha accolto. Perché? Perché non si è accorto che c'era un salto a un certo punto. Dalle semplici parole c'era uno sguardo ricco di amore. Lui non se ne accorge, forse nessun altro, se non, probabilmente abbiamo fatto delle ipotesi, se non Pietro, che è colui che ha raccontato queste cose all'Evangelista Marco. Pietro, siccome però aveva un dialogo di amore con Gesù, di fiducia totale, Pietro aveva lasciato tutto, era un pescatore anche Pietro, no? Con Giacomo, con Giovanni, con Andrea suo fratello, col padre dei predetti, famosissimo Zebedeo, un nome come tanti. E quindi Pietro, per forza, per averla, aveva lasciato barca, reti, tutto, e quindi doveva, con grande, non senza fatica, doveva imparare l'arte di stare con uno come Gesù, che non era probabilmente facile, o era completamente nuovo come stile di vita rispetto a quello che conduceva prima, quando faceva il pescatore. E allora ecco che Pietro si accorge che lo sguardo del Signore si fa profondamente intenso. Ecco, amici, perché abbiamo scelto questo brano. Al di là del poi del come è arrivato alla fine, di come si conclude, purtroppo un po' tristemente, perché quest'uomo era talmente attaccato alla sua legge, alle sue regole, alle sue abitudini. Una bella fotografia di un igeano, direi, bellariese e quant'altro. Perché non è che non bisogna essere attaccati alle proprie pretensioni, ma non troppo, perché se usi il super attack poi non ti stacchi più e non ti rendi conto che il mondo cambia, anche tu, che tu non sei quello di prima, non sei quello di 20 anni fa, di 50 anni fa, di 5 anni fa, di un anno fa. Io penso che è strano, non vi arrivano gli aggiornamenti delle app o sui computer? Vi arrivano? Gli antivirus, mettete, cosa fate? Non lo prendete l'aggiornamento? E perché proprio per la tua vita invece manchi l'aggiornamento? Perché credi che vada bene come sei? Perché pensi che come hai fatto ieri devi fare anche oggi? Perché non pensi che invece si possa cambiare? Anche la religione cambia, che scandalo! Ma per fortuna! Perché se la religione vi porta ad avere una faccia cadaverica, permettete. Questa teniamola per quando saremo stesi nella cassa. Ok? Ma adesso la faccia, tenetela bella. Voglio già ciocchi, ho i problemi. Tienla bella lo stesso. Come faccio? C'è lo sguardo di amore del Signore. C'è lo sguardo di amore, uno sguardo incoraggiante di un Dio che ti è amico. Gesù ha giocato l'asso, come dicevamo nelle celebrazioni precedenti, ha giocato tutta la sua amorevolezza perché vedeva che quest'uomo poteva tentare di fare un salto molto difficile, certo, e passare da una religiosità della regola, della legge. Non era una cattiva persona, capite? Non era un disgraziato, ma era uno che era talmente bravo, troppo bravo, come tanti di voi. O no? Sotto sotto, dai, che questo pensiero ce l'avete un po' tutti, Andiamo a scavare un po', dai, che io dopo tutto alla fine sì, magari non sono proprio, però va bene così come sono. Oppure l'altro errore, che invece c'è qualcuno di noi che si nasconde dietro le proprie paure e i sensi di colpa. È lo stesso errore, solo che si è passati dal palmo al dorso. La legge, sia che sia quella del tuo ego, della tua psiche, sia che sia quella della tua società, della tua famiglia o della tua coscienza, la legge non porta mai alla felicità. Ti dice solo quello che non devi fare, se, ammesso che ce la fai. E invece Gesù ti dice: tu puoi rischiare la vita con me perché io ti amo. Scusate, ma i coniugi qui presenti, adesso non vorrei sforghettare, però perché avete rischiato con quella persona con cui vi siete sposati? So che andiamo a toccare un tasto molto delicato.
Perché hai rischiato proprio su quella persona? E magari adesso, strada facendo, sono venute fuori un sacco di diversità, di paure, di fatiche, anche di energie diverse. E quindi in realtà siete ancora coniugi? Nel senso, cercate ancora di essere l'uno per l'altro? Cercate di essere fedeli, non tanto in senso pratico, ma fedeli nell'anima. Io voglio essere per l'altra persona. Il mio obiettivo di coniuge è essere per la felicità dell'altro. E l'altro spero che sia, spero, è per la mia felicità. Per carità, con tutti i limiti, gli errori, le divergenze. Non dico che sia facile. Vedete quindi che però è l'amore che dà valore. È certo che oggi, per la situazione in cui versa la famiglia, il rapporto coniugale e le nostre coppie, credo che siamo veramente alla frutta. Però non credete che sia da recuperare la bellezza dello stare insieme, la bellezza del volersi bene, il mettere al centro l'amore? Ecco perché abbiamo scelto questo brano di Vangelo, ma soprattutto questa frase che è qui bella scritta a caratteri cubitali. E mi piacerebbe che stasera possiate pensare un po' di più a questo mistero. Certo, forse direte, vabbè, Don Marco, io qua non ci ho mai pensato, poi boh, chissà, sarà vero? Io ti dico di sì, però è ovvio che è un qualcosa che devi scoprire tu. Io te lo offro questo Vangelo. Gesù fissò lo sguardo su di lui, sui suoi occhi, ma i suoi occhi erano ciechi. La domanda che ti potrei fare è: sei sicuro che i tuoi occhi non siano ciechi rispetto agli occhi di Gesù? Sei sicuro che tu non puoi ricevere dei benefici per la tua vita guardando un pochino di più gli occhi di Gesù? Sei sicuro che Gesù non possa riempire il tuo cuore, anche se sei un po' stanco della vita, anche se a volte sbagli, anche se a volte sono gli altri che sbagliano su di te, anche se metteteci tutte le cose che volete o che vi stanno succedendo? Ecco amici, lo scopo della nostra festa, allora, che poi domani avrà chiaramente il momento finale, la vetta potremmo dire, abbiamo camminato già da 2 settimane a questa parte, momenti di preghiera, celebrazioni nelle zone, preghiera di notte, e altre iniziative, lavori anche, abbiamo preparato la piazza nel modo migliore, persone che ci lavorano dietro da ieri, da oggi e da settimane alcuni. Grazie. Però non finisce, non è tutto qui, caviamo con un po' di trippa, venite, c'è la trippa, e con un po' di piadina e sangiovese. Sì, anche questo, però non solo questo. Il vero motivo della festa è questo sguardo. E allora vi inviterei, abbiate il coraggio di aprirvi allo sguardo di Gesù. E cosa trovate? Cosa trovi? Pensaci un attimo. Pensa di avere Gesù davanti agli occhi che ti guarda così. Cosa ti succede? Mi va via quella parte che guardo nella settimana che magari ho sbagliato in quel momento, in quell'altro. Mi vanno via i giudizi che posso aver avuto su qualche persona. Non del tutto, perché però mi sento che mi vengono trasformati in: dai Marco, però cerca di amare, non ti preoccupare, non stare lì a soppesare che la virgola. Sì, è vero, ci sono alcune cose che non funzionano bene, non importa. Però mi arriva tutto dallo sguardo di Gesù, capite? Perché sento che mi rigiro. E tutti gli anni un piccolo pensiero ai pescatori, alle famiglie dei pescatori in particolare, preparato da alcune persone della comunità che ringraziamo di cuore. Veramente riprende un pochino l'immagine che quest'anno abbiamo scelto, l'immagine che trovate anche qui davanti, poi il quadro ufficiale è in chiesa,
con la frase appunto che abbiamo sottolineato, ok? E dietro c'è chiaramente l'iscrizione: Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore Gioia Marina, benedizione agli uomini di male, 12 ottobre 2024. Quindi prima daremo questi mentre facciamo il canto e poi passerò come sempre a benedire le barche qui presenti, in realtà simbolo poi della benedizione che diamo a tutte le barche, a tutte le famiglie che vivono, che lavorano attraverso queste barche, e quindi che la benedizione del Signore accompagni la vita di tutte queste famiglie, la vita di tutti voi, delle nostre comunità. La benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimane sempre. Amen. Tutti in piazza Santa Margherita per la festa, venite qualsiasi ora, la trippa c'è, sicuro, ma non solo, ok? Alle 10.30 la Santa Messa. Andiamo di qua adesso.